Intanto buon pomeriggio Marina, a te e ai nostri telespettatori, buon pomeriggio naturalmente anche da parte di Luca Pompei. Dici bene perché è ancora in corso questo vertice, questa riunione dell'unità di crisi regionale che si sta protraendo anche perché è iniziata più tardi rispetto alla consueta tabella di marcia. Tra i presenti a questo tavolo il presidente della regione, state vedendo appunto le immagini di Andrea Berardinelli, il presidente Marsiglio, l'assessore regionale Nicoletta Veri e il direttore del Dipartimento Sanità Damario, oltre al responsabile regionale dei vaccini Brucchi. Da qui dovrebbero arrivare alcune novità sui comuni in base anche agli ultimi dati epidemiologici. Alcuni potrebbero, di questi comuni potrebbero rientrare tra quelli con maggiori restrizioni. Attualmente sono 24 i comuni che hanno questo tipo di restrizioni, altri ne dovrebbero uscire. In particolare, da monitorare alcune situazioni a Vasto, per esempio, negli ultimi giorni si è registrato il maggior numero di contagi, ma anche Avezzano, Bellante e alcuni centri dell'Aquilano. Sul colore dell'Abruzzo non dovrebbero esserci sorprese, dovrebbe essere confermato l'arancione, ma questo naturalmente si saprà nel pomeriggio quando si riunirà invece la cabina di regia nazionale, vero Luca? Sì, l'Abruzzo, ricordiamo, l'RT è sceso a 0,80, quindi fa ben sperare questo dato. Ci sono altri comuni che però vanno attenzionati in maniera particolare. Hai detto di Vasto, ma c'è anche Avezzano, Bellante, alcuni comuni dell'Aquilano. Capiremo meglio anche sui social con le notizie che man mano arriveranno nelle prossime ore. Vi terremo aggiornati anche sui nostri profili social. Tra l'altro, Paolo, se posso aggiungere, qualche istante fa, prima della riunione, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri ha lanciato ancora una raccomandazione per questi giorni di Pasqua di zona rossa. Come sapete, da domani fino a lunedì ha raccomandato a tutti gli abruzzesi di avere un comportamento virtuoso e responsabile, perché si tratta davvero di fare l'ultimo sforzo prima, si spera, di poter accelerare anche con la questione vaccini e di avviarci a una stagione calda con una carica batterica molto più debole di quanto è adesso. Sì, un'ultimissima cosa sul fronte scuola, dal 7 aprile dovrebbe esserci il ritorno in presenza, degli studenti, almeno, fino alla, prima media o forse anche alla terza media, poi dipende dalla colorazione della, regione. Marina, se non ci sono ulteriori, No, l'unica domande, cosa, noi. visto che poi Sì. nell'edizione della sera avremo l'esito anche, diciamo così, di questa riunione, ovviamente vi sollecito a chiedere al Presidente Marsiglio se ha intenzione di insistere sul fatto della zona gialla, perché se il trend continua a essere così buono per l'Abruzzo, ovviamente è stato già detto che nessuna regione sarà in zona gialla né per tutto il mese di aprile, ma è stata anche aperta una piccola finestra perché si parla di una rivalutazione a metà mese, quindi magari Marsilio potrebbe cogliere questa piccola finestra e insistere ancora finché, se i dati lo consentiranno, l'Abruzzo torni in zona gialla con tutto quello che comporta. Quindi immagino che sarà una vostra sollecitazione anche al termine della riunione, giusto? Sicuramente, sicuramente io direi che questa insistenza, tra virgolette, da parte della Presidente Marsiglio ci sarà anche al termine di questa riunione, però poi bisognerà anche vedere a livello centrale se La le risposta, ordinanze certo. regionali valgano in questo periodo.